Con il voto favorevole della Camera dei Deputati, il decreto Abruzzo è ora legge. Normativa insufficiente, deludente, in molti ne hanno criticato i contenuti, le scelte di intervento, l'inadeguatezza finanziaria e dispositiva. Per il governatore Chiodi non è questo l'atteggiamento e l'approccio giusto ad una normativa che, per tempistiche e contenuti, non ha precedenti e che, di conseguenza, esplicherà da subito effetti benefici, soprattutto per le popolazioni colpite dal sisma. È una straordinaria vittoria, cioè non è mai accaduto in nessun evento simile a quello nostro che nel giro di qualche mese, stiamo parlando di un paio di mesi e comunque lì era 15 giorni dall'evento, fossero stanziate risorse così importanti, 8 miliardi di euro. Nessun altro terremoto è partito con una dotazione così forte in termini di denaro. Poi se ci saranno bisogno di ulteriori soldi, e questo ancora oggi non lo sappiamo, e arriveranno con le prossime finanziarie. Il nostro problema non è tanto adesso disporre di soldi, che ce ne sono, il problema è spenderli e spenderli con qualità.